In diretta dal circuito di Spa-Francorchamps in Belgio va in scena il dodicesimo round della Prime League, stagione agonistica 2021-2022. Amici di Formula Italian Team, come di consueto, un caloroso saluto da parte di Raffaele Lelli per voi. Roshi, insieme a me in cabina di commento, torna a trovarci un volto, un nome, una voce soprattutto inscindibile da questa categoria, Lorenzo Tamorri in Arte Lopez 88. Buonasera, Lore. Buonasera Raffa e buonasera a tutti. Speriamo in una gara sfavillante. Le immagini che vedete in diretta dalla pista sono curate da me, quindi vi chiedo un aiuto a livello audio, un check dalla chat, mi raccomando, fatemi sapere se è tutto in ordine. Buonasera anche alla direzione di gara, poiché insomma parlavamo di volti inscindibili da e nomi inscindibili, nickname inscindibili da questa categoria, anche a Mister X, come sempre Ernesto Coppola, a rappresentare insomma, un papà, uno zio di questa categoria, ma anche la direzione di gara per questa serata. Buonasera Ernesto. Sassa prova, ci sono. Buonasera a tutti. Molto bene, confermati nel postgara i risultati avuti sotto la bandiera a scacchi del Gran Premio dell'Ungheria con Leutz Pohlmann vincitore davanti a River Marathon e Doctor Who a chiudere il podio. Una gara con la quale Leutz ha confermato un grande stato di forma ed anche freddezza nelle scelte, visto che due safety car nel finale di gara ed anche una pioggia avevano scombussolato la classifica. Appena fuori dal podio, Chicco Driver, peggiore risultato stagionale per Ferra, leader della classifica che interrompe una striscia di 7 podi consecutivi, ma prosegue però quella dei piazzamenti in top 5. Sesto posto invece per un Robby in grande forma, settimo Super Simo con qualche testa coda, ottavo Krikkonen vittima dei contatti nel finale di gara, così come Alex Pilotino che ha chiuso al nono posto mentre non sono arrivati alla bandiera a scacchi chi come Dio, Gallianz e Naspaz. Dopo questo GP, Ferra, sempre leader della classifica piloti, a quota 216, più 31 su River, più 58 su Leutz, 78 su Doctor Who, oltre 100 punti invece di vantaggio su Chicco Driver, che invece stacca di 15 punti Krikkonen, continuando quindi a battagliare per la zona finals. Diamo un rapido sguardo anche alla classifica costruttori, dove vede la Mercedes svettare, che però a sua volta si vede riavvicinata dagli inseguitori, 306 punti per il team della Stella 3 punte, più 63 invece nei confronti della Red Bull, 73 invece sull'Alpine, più attardata invece a Aston Martin, Ferrari e McLaren. Lore, abbiamo fatto un rapido recap, si prosegue con la Prime nella tournée nel vecchio continente, un tracciato classico per la Formula 1, difficilissimo, l'abbiamo visto nel corso della settimana, serve tanta fiducia nel setup, nel mezzo, non è facile da bilanciare anche un assetto più carico, più veloce per favorirsi nei vari settori, e poi le incognite di safety car e meteo sbarazzino, come insomma tutto ciò l'abbiamo vissuto anche te in Pro League martedì. Cosa ti aspetti da questa pista, questa sera, su questi piloti? E mi aspetto di vedere un bello spettacolo, anche perché insomma da inizio campionato i piloti sono maturati molto e iniziano anche a giocarsi punti importanti per il titolo, soprattutto là davanti, dove comunque siamo ancora più o meno a metà campionato, e quindi è importante per chi è davanti continuare a mantenere questo passo, mentre per chi insegue cercare di cambiare un po' le carte in tavola. Quindi diciamo che mi aspetto un po' una gara stile quella che abbiamo visto anche in Pro, diciamo, no? Dove il gruppo farà un po' di trenino, cercheranno di evitare, soprattutto a inizio gara, contatti, duelli inutili, soprattutto rischiando di perdere tempo e soprattutto di staccarsi dai piloti davanti. Quindi qua bisogna essere anche abbastanza astuti a decidere quando attaccare e quando invece lasciarsi trainare, magari da un pilota davanti a qualche decimino in più sul giro. A proposito di perdere, piccolo errore per quanto riguarda Ferra in trazione, proprio in uscita dalla source, che perde il posteriore della sua Mercedes e quindi è costretto ad abortire questo suo tentativo, questo stint centrale, o perlomeno non partire nel migliore dei modi. Leutz intanto si piazza in seconda posizione, come state vedendo dalla grafica in sovraimpressione, e va a dividere la virtuale prima fila marchiata Mercedes con Krikkonen, che stava seguendo, come finora sempre ben fatto, il suo caposquadra. Diamo una sguardata alla lista partenti, non si segnalano assenze, però ci saranno da scontare delle penalità, tutte figlie di alcuni contatti che ci sono stati in Ungheria. Ci sarà una penalità per Robby, che non potrà partecipare a questa sessione di qualificazione, mentre verranno aggiunti 9 secondi di penalità sul tempo, ovviamente, finale di gara a chi come Dio e Naspaz, 10 invece secondi che verranno aggiunti a Super Simo, ma questa volta si tratta di una penalità per punti licenza per il pilota McLaren, ormai
in grande spopolazione, insomma, termine terribile, in grande aumento sui social. Abbiamo visto più volte attivo divertirsi anche con la community che si stanno andando a creare, un piccolo fangirl che si sta andando a creare anche nei suoi confronti, mano a mano, un po' alla volta sta prendendo fiducia anche Simone Esposito, come detto in arte Super Simo 0014. Diamo un piccolo e rapidissimo sguardo anche alle classifiche, alle statistiche che potete trovare sul nostro sito. Rob intanto ovviamente si ritira, ma è un ritiro ai box, no, in realtà è un ritiro in pista, poiché vedo alla fagna una vettura in difficoltà. Vediamo se ci sta transitando chi come Dio. Sì, Sì, riuscite per fare un po' di sì. giri di riscaldamento e l'ha persa sul cordolo interno, se ho visto bene. Beh, sì, ha impattato sulle barriere sulla destra, posteriore sinistra divelta per lui. È anche l'Alpine, insomma, nel corso della settimana ha Super avuto difficoltà Simo. anche con Giovinli in pro. Super Simo stava cercando di trovare un buon tempo, ma l'ha persa alle combe. Diamo un rapido sguardo per quanto riguarda anche gli stint dei piloti, che per il momento stanno tutti andando a puntare su una gomma soft. Simo stava cercando di riportare in temperatura la sua gomma, ma è fin troppo calda. Attenzione Gallians con la media. Gallians che quindi calza, sì, in questo momento la gomma media, è l'unico dei piloti ad essere in pista con questo treno di gomme, fatta eccezione per il suo compagno di scuderia, Alex Pilotino. Gallians per il momento ha tardato 4 secondi e mezzo da un tempo di rilievo, il 43,5 fatto registrare da Ferra. Vediamo come va a chiudere il pilota Ferrari sul 45,388, sale in ottava posizione. Si può migliorare, poiché era sull'un secondo e 2,3, diciamo, la differenza che almeno dai dati Pirelli del gioco ci vengono forniti, il divario. Quindi, tra le varie mescole, diamo un rapido sguardo alle statistiche, che voi potete trovare anche sul nostro sito, ovviamente nell'apposita sezione statistiche. Vi basta registrarvi, è assolutamente gratuito. Una pole che per 4 volte si è concretizzata nella vittoria. L'unica volta fu comoda invece la quinta casella di partenza, e fu comoda proprio il qui presente Lopez, che vinse proprio nella passata stagione sfruttando una virtual safety car, una chiamata all'ultimo, quindi specchio di quanto può far bene essere reattivi su questa pista, anche come detto in queste situazioni di meteo mutevole o precarie con l'ingresso della safety car o virtual safety car. Solo 2 volte, diciamo, la pole position è stata conquistata dal pilota che a fine stagione si è laureato campione, ovvero Moviens, e Luni. Siamo ancora sopra il record e non credo in effetti che quest'anno lo batteremo, perché l'anno scorso F fece la pole position in un primo 41 secondi 804. La Master, non ho fatto caso, si è andata addirittura sul muro dell'1,41 ieri. Però è complicato per i ragazzi scendere su questi tempi quest'anno. Già un 42 basso, quest'anno è un tempo di tutto rispetto. Va sul traguardo intanto Doctor Who per togliere Succede eventualmente un'aspa. Naspaz in uscita dal Puon. Vedo anche una Ferrari procedere lentamente. Sì. Lo saluta, si La... accerta che stia bene, Sì. un po' alla fetta con Norris, però sta tutto bene, tutto bene. Però faccio da dire che quest'anno la pista è molto più cattiva rispetto agli anni passati, è molto più pericoloso aggredire i cordoli, alcuni è letale andarli anche solo a sfiorare, quindi sicuramente in alcuni punti si va a perdere molto rispetto agli anni passati. Scusami, quant'era il record fatto in settimana fra l'anno 41.804 scorso? DF. Ecco, metti uno l'ha battuto in Ah, massa ieri. ok. Va bene, ma era complicato anche perché sono dei piloti, diciamo, e-sports. Se ero andato a cercare, erano sul 41 medio. Ma insomma, facendo anche sfruttando tutta quanta la pista, per quanto dalla direzione gara fitte non verrà richiesto nulla né giri in qualifica né giri in gara, poiché i limiti della pista sono più che sufficienti. Ogni tanto forse ci si può inventare qualcosa prima di Stavelot, sfruttando tutto il cordolo a sinistra in uscita. Tanto Super Simo si piazza in terza posizione, bel giro per lui che ha fatto un secondo giro su questa gomma soft dopo averla lì riportata in temperatura. E però è un cordolo molto precario, sia perché ogni tanto d'avviso, ogni tanto no, ma porta un po' largo e c'è un cordolo invece molto pesante in uscita da Stavelot, Attenzione nella a quale è appena Leutz passato che l'ex tenta pilotino. l'attacco alla polla. Allora seguiamolo in questo momento alle combe. Parlavamo di quel corvo in uscita da Stavelot che ha creato molti problemi, soprattutto per quanto riguarda i danni al fondo, che insomma, la ricordiamo anche la particolarità dei campionati FIT per quest'anno: non solo, come sempre, nessun tipo di aiuto alla guida, ma anche i danni agli effetti simulazione e simulativi. Ha annullato il giro di Leutz alla Uscita no larga. name. E quindi costretto a rilanciarsi, dovrebbe esserci ancora del tempo per lui. Mamma, Super Simo. Stavamo giusto parlando dei cordoli pericolosi, c'è cioè Super Simo che ci sale sopra proprio.
Vorrei essere il fondo della sua vettura. Va sotto guardo anche Krikunov, che però anche lui aveva il tempo annullato, probabilmente si stava per lanciare. Inizia ora il giro. Adesso il giro, sì. Anche per il giovanissimo pilota della Mercedes, anche lui classe 2007, così come Daniele Prey, con la quale è esordito l'anno scorso proprio in questa categoria. Poi per Daniele per il momento una bella carriera, insomma, sempre sulla distanza di gara al 50% di Sport League. Piano piano si sta affacciando anche lui al 100%, anche per Krikunov, insomma, così come è stato il percorso di Raffo Idex, che ad oggi splende in Master League. Ci auguriamo che anche questi giovani, guardalo Krikunov come va a sfruttare tutto il cordolo alla sinistra, infrenata alle combo, una cosa che per carità non è che avevo provato così tanto, però nemmeno io lo andavo a frenare lì su quel corno, quindi bravo, anche coraggioso pilota della Mercedes, della quale andiamo anche a stuzzicarci con i parziali. Andiamo rapidamente a recuperare per lui, per capire quanto può migliorare, sì, questi 6 decimi, soprattutto dove 26 millesimi mi sembra. Per il momento nessuno sotto il... Potrebbe essere un po' in linea col suo tempo, però sotto... potrebbe attaccare la terza posizione. Nessuno sotto il 33 nel T1, che forse potrebbe essere specchio di setup un po' più carichi da parte di quasi tutti, perché insomma tutta la settimana abbiamo visto ok, sì, la differenza di categoria, ma un 31-32, il best invece è stato di Leuz in 30-332, quindi credo piloti che abbiano cercato un bilanciamento con la vettura quanto più stabile possibile. Tanto inizia in questo momento il giro anche da parte di Ferrari, vediamo prima come chiude Krikunov. Ha perso molto Krikunov nel secondo settore, quindi ha bisogno veramente di un gran tempo nel terzo per riuscire a superare Super Sim. E allora si fa tutto alla bus stop, bisogna essere precisi sui cortoli senza esagerare, però ci sono tanti sobbalzi, trazione, si resta tutto sulla destra, torna invece anche un po' a sinistra Krikunov per ritrovare un po' di linea, non ancora preso la bandiera a scacchi, resta in quarta posizione, credo si sia migliorato di pochi millesimi. River si sta migliorando di un buon mezzo secondo, quindi potrebbe si porta terzo con 43 e 836. Sì, lontano 277 millesimi dalla pole provvisoria da parte di Ferra che toglie un decimo nel T1, almeno rispetto alla sua prestazione, era passato in 30-401, adesso preciso 30-301. Vediamo come va in discesa al punto. Intanto è esposta in questo momento la bandiera a scacchi, e quindi terminano le qualifiche per Super Simo, Doctor Who, Gallians, Chi come Dio e Alex Pilotino. Alex Pilotino e Gallians, come di consueto, i due piloti della Ferrari partiranno con la gomma media. Sono i due alfieri che più volte hanno scombussolato le loro strategie. Torna in box Leuz perché non aveva tempo, ha forse sbagliato il timing in casa Aston Martin. Allora momentanea pole position in mano a Ferra. Leuz ha sbagliato un altro giro. Ah, no. Dovrebbero esserci nel loro giro, ma penso sia di rallentamento invece per Krikunov, perché ne aveva chiuso uno. Krikunov è lanciato, sta facendo il tempo. Ah, quindi due consecutivi. Sta migliorando molto, ma sì, sta cercando di migliorarsi e è in linea con il suo tempo. Alle sue spalle Kiko Driver anche sta cercando di migliorarsi e sta togliendo un mezzo decimo. Scodata per Ferrari, però va un 43 basso, decimi. No, perde invece tutto quanto in trazione in uscita sette dalla bus stop. Sta togliendo Kiko Driver, Ora Kiko Driver con 7 decimi in linea. Potrebbe insidiare la prima fila. Arriva prima Krikunov. Anche lui qualche manciata di centesimo la sta andando a limare. Ne toglie 50 di millesimi e riesce a sopravanzare Super Simo. La volta di Kiko Driver. Tutti molto aggressivi in trazione alla bus stop. Kiko in seconda posizione a 104 millesimi dal tempo. Fatto registrare da parte di Fabio Ferracini, prendono bandiera tutti quanti. Allora, ennesima pole position di questa stagione per Fabio Ferracini, Ferra 87, leader della classifica, che scatterà in prima fila insieme a Kiko Driver, seconda fila per Leuz 27 e River Marathon, i due inseguitori in classifica piloti, terza fila per Krikunov e Super Simo, quarta fila per Doctor Who e Gallians, quinta invece fila per Naspaz e Chico Medio, sesta fila ed ultima per Alex Pilotino, undicesimo e dodicesimo F1 Italia Robby. Buonasera a tutta la chat, TM Runico 13, buonasera a tutti quanti, mi raccomando riscattate i bevete, le pubblicità, i sondaggi, i punti canali, usate tutto, soprattutto per farci sapere anche chi secondo voi sarà il vincitore di questo dodicesimo round con la Premier League, la sua stagione agonistica 2021-2022, un gran premio del Belgio che è anche importante per quanto riguarda i festeggiamenti che andremo a fare nei prossimi GP, poiché per Naspaz mancano due gare con questa, ovviamente al termine di questa una, per arrivare a quota 100, però in
GP corsi in questa categoria in Premier League. Lui poi ha corso anche negli anni precedenti in Sport, quindi è ben oltre 120-130 se non vado errato. Coda alla rovescia invece è terminato per Alex Pilotino, che oggi correrà la sua 150esima gara, valevole per un campionato in generale su Formula Italian Team. Per quanto riguarda la Prime, sicuramente l'annata 2019 è stata una delle sue più proficue. Ottenne anche la sua prima e per il momento unica pole position in carriera in Cina, dove arrivò anche a podio. Il primo podio invece in questa categoria lo ottenne nel 2016, tra l'altro alla seconda gara 2016, tra l'altro che era anche l'annata di inizio per quanto riguarda questa categoria cadetta, al 50%. Quindi auguri già ad Ale, che vedremo come festeggerà. Per il momento qualifica in ordine, 11ª posizione, gomma media, così come il suo compagno di scuderia Gallians, una Ferrari molto tattica. Quinta pole position in stagione ed in carriera per Fabio Ferracini, dopo Spagna, Monaco, Austria ed Imola. Si prende anche questo tracciato tecnico, insomma, Montmeló, Monte Carlo, Red Bull Ring e Emilia Romagna e Made in Italy, lì con l'autodromo Enzo e Dino Ferrari, insomma, più Spa-Francorchamps, 5 piste dove è richiesta tanta guida, e riesce in questo modo a svettare anche nella classifica per quanto riguarderà i Pullman a fine stagione. Vedremo, poi snoccioleremo nel migliore dei modi anche ciò nel corso dell'annata. Per quanto riguarda il meteo, per il momento splende il sole sul tutto circuito di Spa. Nuvoloso. Ah, ok, grazie. Prego. Segnalo due cose. Prego. Che abbiamo i multiquality per la live. Bene. E che Super Simo deve pensare a guidare, invece di stare accetto su Twitch. L'abbiamo detto, è un pilota ormai social, quindi ci ha tenuto a farsi vedere. Se posso, Raffa, volevo dire una cosa, che ho visto Gallians con la media, no? Ho visto questa Ferrari che parte con la media, ha detto non ce la faccio, troppi ricordi. Tu eri partito con l'hard. No, la media era, se non ricordo male. Era la bianca, fidati. Vedo un po' di lag per il driver, quindi non so, occhio un attimino, avevo visto un po' scattoso la source. E se non vado errato, in realtà partisti addirittura con la soft, però avevi allungato quei giri in più, poi uscì una virtual safety car e andasti sulla media e poi facesti tutto il ritmo insieme. Ah sì, dici, tu dici l'anno scorso. Sì, l'anno scorso nella gara. No, noi parlavamo di 2 anni fa, 2018. Nel 2019, lasciamolo perdere. 2019. Concentriamoci su quel che vedremo in gara, con tutti quanti i piloti sulla gomma soft, fatta eccezione per Gallians 34 in 8ª posizione ed Alex Pilotino in 11ª posizione. Alex, tra l'altro, partirà con questa gomma media nuova, soft nuova invece per Roby, che prova a risalire, come detto, dall'ultima casella. Al solito ci aspettiamo una singola sosta, quel 50%, come detto, a meno di stravolgimenti meteo non previsti o safety car che potrebbero entrare, visto che è un tracciato molto difficoltoso, velocità medie elevatissime, quindi bisogna stare davvero molto molto attenti. Circa massimo 8 giri, ecco, diciamo, per la gomma soft, e poi passare alla gomma media, assolutamente invece da scartare la gomma hard. Segnaliamo anche che soltanto, così come per le pole position, solo due piloti che poi hanno vinto a fine stagione il campionato, bla bla bla, hanno vinto qui a Spa, quindi è una prova del fuoco intorno al 30% per quanto riguarda questa sesta stagione con la Premier League. Soltanto due possibilità su 6, 33,3 periodico, però si entra in un impiccio matematico molto molto lungo e complicato. E come detto in precedenza, per 4 volte il Pullman ha vinto, quell'altro caso, come già detto, fu comoda la quinta casella dalla quale scatterà Crivone, quindi nel dubbio almeno le stati 6 per il momento arridono alla Mercedes, con Ferra che intanto detta ritmo per andare a scaldare le gomme in questo giro di formazione e poi il via dei 22 giri con il consueto torneo, 150 km di gara, 154 e qualcosina, poiché sono 7 km 004, 154 e 88 metri di gara. E poi servirà a testa là davanti, perché sì, abbiamo visto in qualifica i primi quattro erano a un decimo l'uno dall'altro, quindi come passo penso potranno esprimersi tutti al meglio, stando sullo stesso livello, quindi servirà a testa e pazienza. Molto bene, allora ci siamo con la griglia di partenza che si sta andando a comporre. Prima fila con Ferra e Chicco Driver, seconda con Leuz e River Marathon, gli inseguitori di questa stagione. Come sempre, sorrisi, palpitazioni, tremori, piccoli rituali prima del via
nel dodicesimo round della stagione 2021-2022 con la Prime League. Si va a posizionare in questo momento la Alpine di Robby in ultima posizione. Allora, poi pronti con la bandiera verde in fondo allo schieramento. E allora ci siamo con i semafori, si vanno ad accendere. Pronti con la frizione in mano, la prima dentro, la freddezza, la reattività. Ecco le luci, si sono fatte attendere, ma ci siamo per il via del Gran Premio del Belgio, categoria Premier League, dodicesima tappa della stagione 2021-2022. Scatta in questo momento con un po' di difficoltà da parte di Kiko Driver, sia nel lag che nella trazione. Leutz, che è già in seconda posizione, prova addirittura a farsi vedere negli specchietti di Ferrari, che va lungo. Allora Leutz gira prima la Sursa, attenzione perché quel panettone esterno è molto alto, potrebbero esserci dei danni al fondo per i piloti nelle retrovie, e in particolar modo per Ferrari, che è entrato in maniera così aggressiva. Krikkonen anche è già in quarta posizione, ghiacciato Kiko Driver che rimane terzo, ancora peggio ha fatto River Marathon, che scattava, se non vado errato, dalla quarta posizione. Sì, ne perde infatti due di posizione, in questo momento scivola in sesta piazza. Prova a farsi vedere subito negli specchietti Ferra nei confronti di Leutz, fa lo stesso Kiko Driver, Krikkonen nei confronti di Kiko Driver, subito lotta quindi e scambi, molteplici scambi di posizioni alla Surs. Invece per quanto riguarda il rettilineo del Kemmelle e poi la staccata di Lecom, non è avvenuto nulla, di solito è il tratto dove accadono più manovre. Bravi invece i piloti corretti anche nel non esagerare. Attenzione anche a Gallianz, che ha guadagnato una posizione rispetto alla partenza, dobbiamo tenerlo sotto la lente di ingrandimento perché lui è il primo dei piloti con la gomma media, primo ed anche dei due, visto che l'altro è il suo compagno di squadra Alex Pilotino, che invece ha sopravanzato il Naspaz salendo in decima posizione. Inizia il tratto guidato, lontanissimi dai cordoli, soprattutto con il carico di carburante, con Leutz, seguito da Ferra 87, poi Kiko Driver un po' di sottosterzo, e poi si va a Stavelot, sempre con Krikkonen che va ad inseguire Kiko Driver, poi Super Simo, River Marathon, Gallianz 34, Doctor Who, Kiko Medio, Alex Pilotino, Naspaz e Robby, dici... Alex Pilotino ha preso in pieno il cordolo in uscita da Stavelot, dove si distrugge il fondo, l'ho visto proprio... Spero per lui che non sia successo nulla, ma... lo vedo molto male. Scambio di posizione tanto tra River Marathon e Super Simo, con River una panciata, una ruotata violentissima tra River Marathon e Super Simo. Sicuramente ci sono stati dei danni, perché River aveva già tagliato il richiamo verso sinistra della bus stop, ovviamente rimbalzando la sua vettura sul, tra il cordolo e l'asfalto, non ha avuto direzionalità ed è andato ad impattare la panciata sinistra di Super Simo, ovviamente della vettura di Super Simo. Non vengono miracolosamente segnalati danni sull'ala di River Marathon, un piccolo danno sull'ala di Super Simo, e credo possa esserci qualcosa anche per quanto riguarda i fondi dei due piloti, poiché l'Alpine di River ha fatto una piccola correzione già a Rouge, e Super Simo vedremo adesso qui nel guidato di Lecombe se dal suo bordo riusciremo a percepire una difficoltà. Robby per l'undicesima posizione all'esterno di Lecombe, va profondissimo in staccata, ottiene la posizione Ferra, che si fa vedere, anche Kiko Driver diventa più grande negli specchietti di Ferra, quindi sembra un Leutz voler imprimere un ritmo più pacato, almeno per il momento, alla gara. Gallianz ne ha approfittato del contatto tra Super Simo e River Marathon per ottenere la sesta posizione, ed avere un pilota che ha questo piccolo danno all'ala potrebbe rivelarsi un bel traino, almeno in questi primi giri. Credo errore di River Marathon, a Puvon in testa coda, scivola in ultima posizione, credo ci sia un danno per lui, oppure ha esagerato entrando sul cordolo interno a Puon. Vedremo se ci sarà. A Puon ci sono diversi modi per ammazzarsi, quindi adesso è alle prese con le gomme surriscaldate, vedremo quando ripartirà se è stato un errore oppure se è la vettura che... Perdonami, corpo unico ormai tra Leutz e Ferra, al termine di questo giro potrà essere azionato il DRS, va Kiko Driver, sembrava riuscire ad infilarsi nei confronti di Ferra alla staccata della bus stop, ma tutto rinviato, sgondolata in trazione per Kiko Driver, che perde metri importanti. Allora Ferra può concentrarsi su Leutz, torna in box Super Simo per probabilmente andare a riparare l'ala. 19 giri di gomma media sono tanti, ma si può stringere i denti per provare ad arrivare fino in fondo. Vediamo Urush e poi Radillon per Ferra, l'inseguimento di Leutz e della papabile prima posizione. Un po' di pathos lo riporta, come negli anni 90, questo tratto della pista. Se si è in scia, Leutz si difende tutto sulla destra. Sfida tra Leutz e Ferra verso la staccata di Lecombe, con Ferra che passa non in maniera così agevole, nonostante l'utilizzo del DRS. Allora, costretto ad accodarsi Leutz, Ferra ritrova
la prima posizione che aveva ottenuto in qualifica. Ci sono stati un po' di scambi, perché Gallians è in sesta, Alex Pilotino in settima, chi come dia un danno pesantissimo all'ala che non c'è più essenzialmente. E attenzione, perché su di lui giunge River Marathon, deve anticipare un incrocio, ha dovuto pinzare per evitare di tamponarlo. Sì, un danno, mannaggia, pesante danno anche per lui verso il 60%. 3 secondi per chicco. Attenzione, buon terzo avviso. Questa prime più volte, abbiamo visto anche in Ungheria, sembra qualche giro calmo, poi succede tutto in un singolo giro adesso, quindi dovrebbe riesserci leggermente della calma. Davvero un grandissimo peccato per River, anche padre che immagino ingegnere in casa Alpine ha distrutto, ci informa che River Marathon ha distrutto il fondo nel contatto con Super Simon lì alla bus stop. L'avevamo visto, come detto, già aveva rimbalzato sul panettone interno della richiama a sinistra della bus stop. Non penso avesse danneggiato lì, forse qualcosa di molto leggero, ma poi la ruotata, la sportellata insomma con Super Simo è stata molto molto vigorosa, tant'è che Simo era finito nella via di fuga, mentre River completamente invece sulla sinistra nel breve rettilineo che va a chiudere un giro qui a Spa. Lewis ovviamente rimane in zona di DRS con Ferre, probabilmente inizia anche una fase di studio, visto che non siamo nemmeno alla metà dello stint di questa gomma soft. Potrebbe esserci, vediamo se Leutz replica, poiché è molto vicino, addirittura a 2 decimi sul Kemmel. Si riprende di nuovo la prima posizione Leutz, vediamo se fa lo stesso Krikkonen nei confronti di Kiko Driver, che non si difende e capisce eventualmente che Krikkonen potrebbe avere un passo migliore, e per la Mercedes soprattutto potrebbe essere una grande carta per eventualmente aiutare Ferrari a giocare 2 contro 1, avere un... la telecamera lì è un po' imbrogliato, sembrava che Ferrari stesse andando ad attaccare Leutz, e dicevo, avere una seconda punta ancora una volta con Krikkonen, un alleato per Ferrari, che vedremo se riuscirà eventualmente anche a richiudere questi 2 secondi. È in zona undercut, quindi Leutz ancora una volta si trova costretto a ragionare su più strategie, stare attento a molteplici piloti. Vedremo se adesso imprimerà quindi anche un ritmo migliore alla gara, di qualche decimo più rapido, diciamo, per staccarsi da un possibile undercut di Krikkonen e Ricci. Attenzione a Gallians, che ha solo la media. Sì, quasi in zona di DRS con Dr. Wu, un Dr. Wu che invece, come vedete alla grafica in sovrimpressione, a 4 secondi da Kiko Driver, e poi essenzialmente lì in 3 secondi c'è tutta la zona podio. Errore di Alex Pilotino, che sfortuna. Durissimo adesso, credo per lui, perché ha impattato violentemente con l'ala posteriore contro le barriere, e già al fondo è un problema, l'ala è anche peggio da quanto è stato riferito, l'abbiamo visto anche in pre-season, non so se diciamo è diminuito un po' l'impatto con le varie patch, però credo che anche per Alex questa gara si vada a complicare veramente tanto. È un peccato perché stava facendo bene con la gomma media, aveva approfittato degli errori degli altri, e lui tra l'altro uno dei pochi paddisti rimasti, già Urush con il pad un po' complicato per le tante vibrazioni che ci sono, credo con questo danno sarà ancora peggio per lui. Particolarità, il duo Ferrari usa il pad. Anche Gallians? Sì. Bene, volti nuovi che vanno a rimpolpare la Pad League, che vedremo. Ferrari intanto è rimasto... Prego. Se non sbaglio, anche Super Simo, se non sbaglio. Simo sono abbastanza sicuro del volante, l'ho visto sui social più volte, volantista, okay, allora... quindi... Vabbè, ma quello, Raffa, pure tu ce l'hai il volante, ma non lui. Per le foto, cioè, invece... Vabbè, potremmo entrare in certi temi sui social per come mostrarsi che lasciamo perdere, rischiamo il ban. Ha aumentato decisamente il ritmo Leutz, tant'è che come vedete alla grafica di sovrimpressione, Krikkonen è sceso a 3 secondi. Attenzione, bandiera gialla nel T2. Ah, mannaggina. Sarà una lunga gara per lui fino alla bandiera a scacchi. Auguriamoci che possa almeno vederla per chiudere nel migliore dei modi anche questo GP. E diciamo, del ritmo di Leutz, ha fatto la sua migliore prestazione, ha tolto 0,5 secondo rispetto al passo che stava imprimendo in precedenza, 47,4, mentre come vedete dalle immagini Kiko Driver continua a seguire Krikkonen, quindi 47,4 per Leutz, addirittura un secondo più lento Krikkonen in 48,394, probabilmente anche disturbato dal fatto dell'avere Kiko Driver così vicino negli specchietti. Va inizio, quindi la sesta tornata, già iniziamo ad entrare in ottica di una possibile sosta, e potrebbe essere la carta per Ferra per provare a mettersi davanti a Leutz, ma insomma
qui a Spa non basta mettersi davanti, bisogna anche riuscire a tirare fuori il pilota fuori dal secondo. C'è stato uno scambio tra Naspazza e Robby. Sì, Robby è andato lunghissimo alla bus stop e stava per salire in pieno sopra al salsicciotto. Ah, Naspazza ha un piccolo danno, leggero danno sulla paratia di sinistra. Scambio intanto tra Chicco e Krigonen alla sacca delle gomme. Entrambi vanno leggermente, missano il punto di corda. Resta davanti Krigonen. Era pronto anche Naspazza all'attacco. Era pronto anche Robby all'attacco nei confronti di Naspazza. Robby che va ad azionare la mobile. Si fa sulla destra. Naspazza tenta in qualche modo almeno di difendere virtualmente l'interno. Ma nulla da fare, è costretto ad accodarsi ad un Robby che entra fortissimo alle combe. Urca. Con l'ers attivo. E la Peppa. E credo non l'abbia ancora spento. Ancora, perché anche tra qui. Tra l'altro. Non si è scordato di spegnerlo. Sì. Qualcuno l'ha visto. Dai, ci pensa Patrick. E allora vediamo se adesso il ritmo della coppia Chicco Driver Krikkonen migliorerà. No, Spazio sta appendendo il muro alla nonna. Sempre insidiosa anche lì in uscita, cordolo molto alto, tappetino che invita, traiettoria sports decisamente particolare, con abbiamo visto vetture taglia erba restare a cavallo. Solo le Ferrari la facevano quella traiettoria. Attenzione, Krikkonen staccata da bassa all'esterno, profondissimo. Chicco è stato molto astuto qua a lasciare, ha lasciato sfilare e ha preso rischi. E su di loro sta tornando Doctor Who, che si porta allo zainetto Gallians. Erano a 3 secondi in precedenza Doctor Who e Gallians alla coppia Krikkonen e Chicco Driver. Con questa lotta hanno perso definitivamente la zona undercut nei confronti dei primi due, quindi Leutz può concentrarsi, per quanto non sia facile, a marcare, difendersi da Ferra. Almeno per quanto riguarda la sosta, poi vedremo se le vicende di gara riavvicineranno Krikkonen a poter disturbare i primi due. Ne approfittano, quindi, come detto, Doctor Who e Gallians, in particolar modo Gallians, per provare a fare un grande colpo nei confronti di questi tre piloti. Che lancio di Chicco Driver alle combo, poi va lungo e si riprende la posizione Krikkonen. È arrivato davvero all'ultimo Chicco Driver, molto ottimista. Gallians sta facendo una gara molto intelligente, perché comunque ha trovato un traino, si è messo là dietro, lo sta sfruttando per recuperare quel poco che perde nel guidato. Ottima gara finora. Ci gustiamo infatti un po' di un bordo con Gallians, mentre che Stefano Canino riscatta un bevete, lo ringrazio molto. E quindi noi beviamo, almeno io, con la tisana per ora, quindi con calma. E ti dirò di più, negli ultimi giri, l'avevo segnato, stava 8 secondi dal primo, sta a 7-9 adesso. Quindi negli ultimi giri ha guadagnato un decimo. Perfetto, anche nonostante il sottosterzo qui a Stavelo non si avvicina al cordolo nefasto, e Doctor Who è quasi in zona di DRS con il suo compagno di scuderia. Sarebbe un ottimo piazzamento anche per la Red Bull. Se ne ferra undercut su Leutz, ci prova. Era ovviamente sotto al secondo, quindi Leutz dovrà marcarsi, fermarsi il prima possibile. Gallians su Doctor Who, no, è Doctor Who che torna ai box. Allora possiamo seguire senza difficoltà la sosta di Ferra. Ovviamente arriva la gomma gialla per lui, così come arriverà per Doctor Who. Insomma, come detto, strategia lineare, soft, media, media, soft. Una media, una soft per Gallians dovrebbe arrivare intorno al 15° giro. Forse anche qualcosa prima, sei bravo con la gestione, però. E box intanto anche Naspaz. Ferra esce a pista libera. 11 secondi da Gallians. Scondolata in salita d'Urush per Ferra. Mamma. Ero visto male, Vediamo Leutz adesso. Stessa cosa, dottor Udiero. Ok. Uguale. Allora, un po' di paura per Naspaz che mette addirittura la hard. Ho molta paura adesso per Naspaz. Che si sta avvicinando a Doctor Who. Va all'esterno, oh, passato. E riesce a passarlo. Ok, la gomma soft, ma una gomma soft molto usurata. La gomma media di Doctor Who deve ovviamente quello, andare in temperatura. Perché la gomma. Anche, sì. Mamma mia. E questo non ci voleva per Doctor Who, che perderà tantissimo tempo in queste curve. Perché qua superare non è facile, se Robby non fa un errore riuscirà comunque a difendersi fino almeno al prossimo rettilineo. Sono stato un po' guffatore, non ho preso Naspaz, ho preso Alex Pilotino poco dopo. Attenzione a Chicco, sta al box
Safety car, ritiro di Alex Bilodino, safety car. E allora Krigon resta davanti, Leutz pronto ad andare box, Ferra plausibilmente rischia di restare sia dietro a Leutz che Krikkonen e Kikko Driver, perché è a 13 secondi da Gallianz, che ovviamente non si fermerà. Chi è rovinato è proprio Gallianz adesso. Eh sì, anche perché sta premendo forse, davvero un bel ritmo. Forse in lui farei una doppia sosta sotto safety car, infatti si ferma Gallianz box e rimonterei una gialla a questo punto se la rossa non arriva alla fine, perché effettivamente rimanere indietro di una sosta sugli altri è impensabile. Forse ci dovrebbe arrivare questa nuova fine gara. 11 giri fa? Forse sì. Lui non ha usato rosse. Una rossa, lo scopriremo. Qualifica, quindi in teoria sono tutte nuove. E poi c'è la rossa. Se una rossa gara nuova, scopriremo se ci arriva alla fine. E allora classifica che si ridisegna lì davanti, non cambia nulla. Si difende in qualche modo Leutz grazie a questa safety car, nonostante stesse facendo dei buoni parziali nei primi due settori, ma Ferro ovviamente era pronto a balzargli appena davanti, soprattutto avendo anche la gomma in temperatura qui sul rettifilo del Kemmel. Leutz quindi in prima posizione davanti a Ferro, poi Krigunen e Kikko Driver. Non è cambiato molto in effetti nelle prime quattro posizioni. Prego. In realtà stava Kikko che si era affiancato prima di Blanchimont a Krigunen, poi uscita la safety car e ha dovuto alzare il piede. Volevo vedere di fare Blanchimont insieme. Tanto Alex chi arrivava nel barriere. No, okay, lei è crudele ogni tanto. Ogni tanto, sempre. Tanto ci saluta Alex Pilotino, lo ritroveremo tra due settimane, visto che la prossima sarà di pausa in Olanda per la 13ª tappa. Gomma hard per chi, come Dio, media invece per Naspers arriva al marathon. Io aspetto tra tre settimane la variante Capuzzo. Ma l'anno scorso l'ha chiusa brillantemente la gara a Monza, quindi noi ridiamo e scherziamo tanto di Alex, ma sicuro quest'anno ho fatto più speed io di lui. Poi non so voi il conto preciso, ma io i miei li ricordo bene, quindi un po' di orgoglio anche per Alex Pilotino. Peccato detto per questo ritiro, tra l'altro è ritirato proprio nello stesso punto dove anche te Ernesto hai trovato le barriere martedì. Non voglio infierire, però è alto il cordolo interno. No, aspetta, è alto il cordolo interno, quindi non è facile, insomma, un ritiro sì, no, per Alex ripeto, secondo me aveva un danno al fondo dal secondo giro. Aveva danno all'ala posteriore sicuramente quando ha sbattuto col posteriore alla fagna. E poi per quanto riguarda quel cordolo, non lo so, lo pizzichi 43 volte e non ti giri, lo pizzichi una volta e ti giri. Però almeno io non mi sono ritirato. Senza, di Capuzzo. E allora un piccolo recap, come della grafica, addirittura sono state due le soste fatte da chi come Dio, Naspaz, River Marathon e Super Simo e River Marathon, anche per riparare i danni che li aveva, diciamo, si erano legati in maniera un po' troppo profonda alla loro vettura dopo quella ruota che c'era stata la bus stop tra i due piloti, uno scambio con Robby che torna in box, aveva gomma hard e pass era plausibilmente la gomma media. Gallianz non si è fermato, quindi pensa di andare fino alla fine con questa rossa. Vedremo se riuscirà questo azzardo, anche perché sicuramente ora in ripartenza ne avrà tanto di più dei piloti davanti, ma a fine gara ne avrà tanto di meno, quindi dovrà cercare non solo di superare tutti ma anche di guadagnare un piccolo gap per mettersi in sicurezza verso fine gara. Il fatto è che se per 7 giri guadagni un secondo giro, cosa che è possibile con quella mescola, ma vedi, stesse davanti ci starebbe pure, ma dovendo passare 4 piloti non so se riesce a guadagnare nei primi 7 giri 4 secondi sul primo. Vedremo. È sicuramente una bella sfida, tra l'altro è già tanto se arriva alla fine con questa gomma, quindi guarda che non hanno tutti i tuoi problemi di sottostante. Vedremo, dai. Vedendo come è arrivato in Francia Gallianz con una foratura davvero nelle ultime tornate, anche lì si prese questo rischio sfruttando una safety car di rimontare la soft, tentare di arrivare fino alla fine, perché fu un rischio che fu accettato dalla maggior parte della griglia, però da paddista magari forse anche alle prime esperienze il consumo
fu proprio la pietra sulla sua gara che lo costrinse ad un'ennesima sosta invece di andare al podio al suo esordio in Premier League. Rapido recap per quanto riguarda le gomme: tutti quanti su una gomma media nuova, fatta eccezione per Gallians che, come detto, ha una gomma soft ovviamente nuova, e chi come Dio nuova, ma una gomma hard. Chi come Dio, tra l'altro, non si è nemmeno fermato nel precedente giro, si ricongiunge in questo momento a Naspas, quindi gruppo di nuovo compatto. Molto probabilmente la safety car in questo momento andrà a spegnere le luci qui alla fine del T2 e potremmo già ripartire con la gara. Sì, è proprio così, un ennesimo giro avrebbe fatto comodo eventualmente a Gallians, ma sarà il termine di questa decima tornata la ripartenza. È arrivata qualche penalità, no? O già c'erano? Vado un attimino a vedere, sono 3 secondi c'era. Per Kiko Driver e Super Simo per il limite della pista oltrepassati. Super Simo e River che hanno la possibilità di rimettersi in gioco in questa gara in cui ormai erano abbastanza compromessi, vedremo se sapranno sfruttare questa occasione. Un po' sì, un po' no per River, poiché ci veniva segnalato anche che aveva il danno al fondo. Vedremo quel che sarà. Intanto per la ripartenza con Leutz a dettare il ritmo con il Gran Premio del Belgio, 12ª tappa della Premier League 2021-2022. Bandiera verde, torna sul gas Leutz, sempre inseguito dal duo della Mercedes che già punta all'interno, almeno con Ferra verso la source, c'è mezzo secondo, ma si continua a far vedere negli specchietti, probabilmente per almeno tentare un attacco alle comb e poi iniziare eventualmente la fase di studio se deciderà di restare dietro. Non è uscito benissimo Krikkonen dalla source, si riavvicina, un po' di effetto elastico per Kiko Driver. E poi Gallians, ovviamente, osservato speciale nella prima parte di gara per questa ripartenza. Nella prima parte di gara per la gomma media, adesso per la gomma soft, Kiko Driver molto vicino nei confronti di Krikkonen, ovviamente DRS disabilitato, prova a cercare l'interno. Kiko Driver molto rispettoso, sia lui nel non esagerare con l'affondare questa staccata, e Krikkonen nel lasciare un minimo di traiettoria, lo spazio aperto, l'occasione per magari provare a mollare i freni e cercare e trovare anche il varco, ma bravi entrambi i saggi. Non si è mosso nemmeno il gruppo nelle retrovie. Facendosi vedere in quel modo ha fatto perdere mezzo secondo. Sì, quello sì. Sono fuori dal secondo in effetti con Ferra e Leus. Quindi Gallians inizia a far fruttare la gomma soft. Magari si è preso un margine di sicurezza alla ripartenza. Aspetta e cerca di magari chiudere i sorpassi uno alla volta. Molto vicino qui nel guidato nei confronti di Kiko Driver. Ovviamente è qui nel T2 che la gomma soft va a fare la differenza. T1 soltanto la staccata della source Urusha, non c'è questa grande differenza tra le varie mescole. Spaz. 3.60 riparte anche il pilota della McLaren, si è staccato anche chi come Dio dal gruppo. Non ci vengono segnalati danni per il pilota della Aston Martin, soltanto la gomma hard che è arrivato una delle scelte avviso peggiori che poteva fare. Al secondo avviso per Krikkonen, quindi potrebbe rimettere in gioco Kiko Driver per nella sbattaglia tra i due. Sì, anche per quanto riguarda le penalità, come detto, per il momento ci sono 3 secondi per Super Simo e Kiko Driver, ma diciamo gli altri non rischiano di non esserne da meno. Ecco, insomma, è una pista che per alcuni è persa in pieno ruscio. Controllo da parte sua, Super Simo prova anche lui ad attaccare Doctor Who, passato quindi Gallians nei confronti di Kiko Driver approfittando di questo errore, DRS ancora disabilitato, quindi sfida di potenza di Hertz con Super Simo che alla staccata di Lecom dall'esterno chiude un bel sorpasso nei confronti di Doctor Who, costretto ad accodarsi il pilota della Red Bull. Vedremo se Super Simo ne avrà con questa gomma media più fresca, più magari dà anche confidenza rispetto a quanto aveva calzato nella prima parte di gara. Come detto, c'era stato quel contatto tra di lui e River Marathon, un River che, se ci sono guadagni al fondo che Patrick ci aveva confermato, sta tenendo per ora molto bene. Ecco, come ho detto, è andato ora fuori dal secondo, se riesce a tenere il secondo di Doctor Who può ancora provare a puntare, a restare aggrappato a una possibile top 5 nonostante questo danno che, specie qui nel T2, fa tanti problemi, provoca tanti problemi. Kiko Driver si è preso un bello spavento. Immagino. Lo vedo ancora titubante pure a Sabato. Un giro per rifiatare. Probabilmente adesso poi arriverà il sorpasso da parte di Gallians nei confronti di Krikkonen. Da questa tornata, dalla prossima tornata, potrà anche essere azionato il DRS. Quindi
sorpassi che potrebbero diventare più facili. Ferro vicinissimo, prepara sì, sicuramente il sorpasso a... sul Kemmel. Per favore rallentate in Aspaz, piantatelo lì al Kemmel, facciamo un Zonta Schumacher e via, e vedremo quella che sarà con questa sfida tra Lewis e Ferra. Probabilmente poco pathos, almeno in questo momento, con Ferra che si prepara, ha già spalancato la mobile, prova almeno a farsi sulla destra Leutz, va senza troppe difficoltà Ferra, ennesimo switch per la prima posizione, sempre tra questi Allianz. Due piloti, vediamo Gallianz su Krikkonen, anche lui all'interno nei confronti della Mercedes, non aiuta la telecamera che ci aveva portato on board, sì. Mamma, che panico con il ghosting. Grazie, che è passato ghosting. Attraverso Super Simo, altrimenti sarebbe stata una carambola che ci avrebbe privato di due piloti. Gallianz quindi ha toccato il cordolo interno, così come è accaduto anche al suo compagno di scuderia, l'ex pilotino, che però poi ha trovato anche le barriere. Gallianz in qualche modo bravo a frenare la corsa della sua Ferrari, ma pregiudica completamente quanto aveva fatto di buono finora. Ora questa gomma soft dovrà tornare in temperatura, cosa che più o meno sembra aver già fatto, un po' di sottosterzo a Puan, e credo a questo punto farla un'altra sosta, magari puntare anche per il giro veloce e sperare che succeda qualcos'altro. Perdo tanto un po' di tirone contatto, di Ferra, sì. Vedremo se arriverà anche il giro veloce da parte di Ferra. Ovviamente primo stint è stato per tutti quanti sulla gomma soft, ma mano a mano il carico di carburante va a diminuire, potrebbe permettere anche una migliore prestazione anche con questa gomma. Ferra che tra l'altro ha fatto il T1 con il DRS, entrambi sgondolano in trazione alla bassa, parica infatti il giro veloce per Ferra in 46.209 millesimi. Grazie, 147.4. Sì, per Lewis comunque, diciamo, nonostante il tirone di Ferra è riuscito a contenerlo restando sotto al secondo, quindi qui sul Kemmel potrà rientrare, guadagnare quei decimi preziosi. E vedremo se riusciremo a capire una difficoltà eventuale, una differenza eventuale di setup tra i due Reuz piloti. No, qui Reuz ha giocato il giallo alla luce. Ok, primo giallo della serata. Segniamo e speriamo di contarne tanti in modo da poter sia apprezzare qualche bella manovra, ma anche piloti che, se giocano il jolly e riescono a tenere la vettura, non concludono la propria corsa contro le barriere. Gallianz attestato in settima posizione dopo quel testa coda, vedremo ancora quanto ne avrà con questa gomma soft leggermente anche spiattellata, immagino, perché insomma frenato forte per evitare le barriere in quel suo testa coda. Anche Chicco sì, questo, però diciamo calmato, si è riavvicinato rispetto al primo stint alla ripartenza, un po' di effetto elastico, ha subito il sorpasso di Gallianz dopo quello spavento Bruce, sembra tornare molto arrembante ora negli scarichi della Mercedes di Krikkonen, che dopo una serie di gare no, il pilota della Mercedes sta difendendo una possibile zona podio proprio contro Chicco Driver. Attenzione perché nel primo stint è uscita la safety car e non abbiamo potuto avere la lotta al Brashimont tra Krikkonen e Chicco Driver, anche questa volta è rimandato. Sembravano bellicose le intenzioni da parte di Chicco Driver, che invece parzializza, aspetta, staccate la bus stop, ennesima zona di DRS, probabilmente aspetterà anche qui sul rettifilo principale ed andare sul Kemmel testa coda di Super Simo, che stavo per dire, e lo vedevo nel frame, nell'inquadratura, recuperare su questa coppia. Mi stavo preparando una possibile lotta a 4, poiché dietro a Super Simo c'era anche Dr. Who, stava per entrare in zona di DRS Super Simo, invece testa coda viene sopravanzato da Robby e poi risopravanza a sua volta pilota dell'Alpine. Sì, illecito, perché ha alzato il piede nel dritto per lasciarlo sfilare. E allora Lewis di nuovo su Ferra, sempre sul rettifilo del Kemmel, molto probabilmente arriva anche il sorpasso da parte di Chicco Driver, ma all'ultimo la staccata delle combe riesce a trovare anche lui l'interno. Krikkonen prova a resistere, ruotatina tra i due, piccolo, fortunatamente nessun aggancio per la verità tra la posteriore sinistra di Chicco Driver e l'anteriore destra di Krikkonen, e non esce nel migliore dei modi qui da Malmedy Chicco Driver, che riesce poi a difendersi in discesa a Bruxelles e poi si scende. Non è in Pucon con Krikkonen questa volta costretto ad inseguire, vediamo se ci sono dei danni per il pilota della Mercedes. Nulla, molto bene, molto bene. Allora, ennesimo scambio, dovrebbe essere tipo il quarto tra Lewis e Ferra per la leadership. Ha bisogno di spingere per creare un minimo di gap per riuscire a difendere un po' questa posizione, dietro si stanno avvicinando, quindi ha bisogno di creare un gap.
Bandiera gialla che potrebbe salvare Gallians, che è rientrato. Robby è più buono. Fortunato, anche bravo ovviamente, a non andare, sì, per non danneggiare il fondo, ma anche per non rimanere incastrato, perché vista la posizione avevo visto un vicino al cordolo interno, negli anni passati capitava, insomma, nelle varie prove, nelle varie gare della settimana, di vedere qualche pilota andarsi a girare e rimanere incastrato lì sul cordolo, con il fondo ovviamente che toccava e le gomme che invece non toccavano l'asfalto, quindi il pilota costretto a rimanere lì e a subire una nefasta squalifica. Tripla battaglia, Leutz Ferra, Kikko Krikkonen, Dottor U Gallians. E allora di nuovo tra Leutz e Ferra, un po' di sottosterzo per la verità da parte di Ferra nei confronti di Leutz. Non aveva avuto una buona linea ad Urush, esce comunque forte, non abbastanza forse per attaccare, non tenta una mossa scellerata. Molto più vicino invece Krikkonen ed anche Gallians, li vediamo, e in un'immagine si avvicina anche Kikko Driver sul dritto alle ruote di Krikkonen, riesce a chiudere il sorpasso alla fine il pilota della Mercedes. Va anche Gallians di nuovo nei confronti di Dr. Wu con questa gomma soft, ormai è arrivata al sesto giro, avrà ancora un po' di sprint, poi inizierà una fase calante e credo se ci sarà ancora battaglia, forse anche più rusticana, tra Krikkonen e Kikko Driver, Gallians possa pensare di arrivarci fino in fondo, accettare il rischio definitivamente. Bandiera gialla credo per chi come Dio. Sì, chi come Dio alle cose. Sempre qui, anche questo rientro. Questo è uno dei punti insidiosi. Bisogna avere una bella precisione di inserimento lì. Scusami, lungo Leutz. Che questo. Ne dovranno succedere tante, ma questa rischia di diventare l'immagine del mondiale. Siamo a 8 gare dalla fine, Leutz intorno ai 60 punti, una vittoria di Ferra lo porterebbe già a meno 80, per carità, come detto dovrebbe succedere ancora tanto. È una mazzata pesante soprattutto al morale di Leutz, arriva da due vittorie consecutive, errore a Stavelo in uscita e impattato contro le barriere di destra. Forse è fortunato che Ferra me... che con i detriti non ha curato nulla, forse. No, Ferra è passato prima ancora che Leutz impattasse sulle barriere. Ma in realtà penso che Leutz abbia scaldato le gomme. Attenzione prima. Perché Ferra si è fermato, eh? Sì, ai box entrambe le Mercedes e continuano invece le Red Bull. Ha scaldato le gomme il resto? Credo che abbia scaldato le gomme prima la Fagna, perché ha sofferto il sottosterzo alla prima di Stavelot all'ingresso e poi in uscita ha un sovrasterzo di potenza come se le gomme fossero calde, troppo calde. Hola Ciuron, intanto anche dalla chat tornano tutti quanti ai box, tutti gomma soft, una safety car che salva in qualche modo Gallians, complica la serata eventualmente a Ferra, poiché a quanto pare le due Red Bull hanno intenzione di inventarsi qualcosa, continuano con questa gomma media. Kikko Driver a 3 secondi di penalità, vedremo cosa riusciranno a tirare fuori, perché insomma passarne uno con una gomma media l'abbiamo visto anche in Pro League, era una situazione abbastanza simile con i piloti, alcuni piloti con la gomma media avevano deciso di continuare, tra l'altro proprio le due Alpine, questa volta sono le due Red Bull, passarne uno abbiamo visto che è stato facile, due se ci si aiuta con la scia potrebbe essere complicato per Ferra, soprattutto è una occasione importante visto che River è sesto e ha un danno al fondo in estrema difficoltà, Leutz è ritirato. Sì, sarebbero 25 punti pesantissimi, ma anche 15, non so quanto Ferra gli facciano schifo, quindi è comunque una Ferra, bella occasione. Anche ammesso che rimanga dietro, arriverebbe comunque secondo. Sì, anche che quadra una penalità. Però c'è da dire che i due sono compagni, quindi potrebbero tranquillamente mettersi d'accordo per cercare di tirarsi e difendersi in qualche modo sull'attacco di Ferra e conquistare, perché no, una vittoria con Dr. Wu. In ciò però l'incognita è Gallians, che ha una gomma soft nuova finalmente pronta a pari merito, diciamo, dei piloti attorno a lui. Si è sempre trovato, diciamo, in svantaggio con la gomma media e vantaggio di mescola, però poi con quel testa coda con la gomma soft aveva dimostrato uno splendido ritmo con la gomma media, anche con la soft stava andando forte. Vedremo se adesso avrà il ritmo per tenere Ferra, perché sì, aveva battagliato sul cronometro con Krikkonen, Kikko Driver, Dr. Wu. Ferra però aveva sempre dimostrato insieme a Leutz di avere qui sì 2-3 decimini, che sono pochi ma comunque fondamentali su una pista del genere, per uscire fuori dal DRS e per tarpare eventualmente la risalita di Gallians. Sarà ancora una volta fondamentale
Kriikkonen, compagno di scuderia ovviamente del leader della classifica Fabio Ferracini, Ferro 87 in terza posizione. Cioron intanto ci segnala un finale, almeno nella possibile traduzione che cerco di fare, un finale con strategie differenti. In effetti ci sono i primi due classificati con la gomma media e tutti gli altri dalla terza fino alla sesta posizione, Ferra, Kriikkonen, Gallians, River Marathon con la gomma soft, media per Super Simo, hard ancora per chi come Dio, che nulla, noi abbiamo detto che l'hard, almeno io ho detto che l'hard non è da utilizzare, lui ancora decide di volerla portare fino in fondo, per il momento ha pagato perché in ottava posizione ha approfittato delle varie soste, con Robby che è sceso in nona posizione, Naspaz in decima, ma entrambi hanno una gomma soft. Gruppo compatto, era compatto già al termine del precedente giro, ma Safety Car che fa un altro giro e in qualche modo crea più potenziale per gli ultimi giri, che potrebbero anche rischiare un po' di esplodere in qualche modo, ma diciamo fa allungare i respiri anche in casa Red Bull, perché un giro in meno nella quale doversi difendere, un giro in meno di DRS soprattutto, ad ora sarebbero due di sci e due di DRS. Grazie intanto a Joben 38 89 29 per il follow. Sì, se Ferra fosse rimasto in pista con gomma media e la situazione degli altri fosse rimasta la stessa, adesso sarebbe con la vittoria in tasca, perché sarebbe stato primo con due piloti con gomma media dietro di sé, avrebbero avuto due o tre giri per recuperarlo, quindi sarebbe stato molto difficile per gli altri andare a rischiare. Io penso che se Ferra fosse rimasto in pista, gli altri si sarebbero fermati tutti a mettere la soft. Cioè avrebbero fatto tutti l'inverso di quello che faceva Ferra. Eh sì, diciamo si sono trovati nella, insomma, hanno colto l'occasione giusta i piloti Red Bull. Si sarebbe sicuramente fermato Kriikkonen per provare in qualche modo anche a difendere il suo compagno di squadra, magari mettersi proprio dietro di lui e difendersi con questa gomma soft. Gallians sicuramente, River è lì con la soft sesto, ma come già detto ha un danno al fondo, perché ancora una volta lo ricordiamo, anche per chi si fosse collegato da poco, state seguendo il dodicesimo round della stagione 2021-2022 con la Premier League, categoria cadetta al 50%, campionati fit che si svolgono senza alcun tipo di aiuto alla guida e con i danni postati su simulazione, quindi vi sono anche danni al fondo, ai sidepod, le pance della vettura, l'ala posteriore e soprattutto con i cordoli così alti di qui a Spa e con i vari contatti che ci sono stati, alcuni piloti si trovano in estrema difficoltà nel T2, tratto dove le velocità medie in curva di percorrenza sono altissime, e quindi avere una vettura così che perde proprio carico a centro curva va a creare molteplici difficoltà ai piloti. Riparte in questo momento Kiko Driver, che ha un grande vantaggio nei confronti di Dr. Wu, addirittura un secondo che pianta a sua volta Ferra. Ottima la strategia in casa Red Bull di riuscire in qualche modo a anticipare la partenza ancora prima della bus stop, di arrivare alla bus stop già in uscita da Blanchimont. Kiko Driver si stava preparando alla ripartenza, inizia il 19° giro con Kiko che ha un piccolo margine di sicurezza nei confronti di Dr. Wu, che invece in trazione si vede mangiato da Fabio Ferracini, leader della classifica, che addirittura prima di Urush prova ad andare all'interno di Dr. Wu, parzializza, non se la sente ovviamente di prendersi un jolly mondiale, grande rischio con Dr. Wu praticamente piantato in salita a Radillon e poi dall'esterno qui sul rettifilo del Kemmel riesce a ottenere la seconda posizione. Fabio Ferracini che punta la vittoria, sarebbe importantissima per quanto riguarda la classifica piloti. Ci ha provato in qualche modo Dr. Wu a tirare la staccata a Ferra, ma deve guardarsi già da Kriikkonen, che a sua volta è riuscito a staccare brillantemente Gallians. Scivola invece in nona posizione chi come Dio, come detto con questa gomma hard sta soffrendo tanto, tanta la sofferenza anche a Bruxelles per Dr. Wu nei confronti di una soft che vola su Kriikkonen. 7-6 decimi si aggiorna rapidamente anche il distacco tra Kiko Driver e Ferra. Ferra sarebbe già in prima posizione per i 3 secondi di penalità. Kriikkonen a sua volta deve guardarsi della Gallians, che fa sempre delle ripartenze molto pacate. Errore di Kriikkonen che tampona Dr. Wu, stava portando all'errore anche Gallians, che non si è aspettato questa situazione. Alla rotta per Kriikkonen, attenzione qui nelle retrovie perché adesso perderà tanto carico soprattutto qui a Stavelot, fosse in Super Simo e River Marathon andrei a parzializzare perché si preannuncia una carambola. River Marathon infatti tampona Kriikkonen, che è andato ad alzare a Stavelot, Super Simo che l'ha sfiorato. Eh sì, eravamo a bordo proprio
con lui. È super simo. Attenzione, impazzito, Blanchimont. C'è Creonica questo danno. Attenzione a non tenere giù. Che incrocia in uscita da Blanchimont da parte di Super Simo. Contiene la quinta posizione. Ci prova a creare addirittura una grande staccata alla bus stop. Tra l'altro, Super Simo che è con la gomma media. Tutti attorno a lui sono con la sotto. E lui, l'unico con la gomma media, sale in top 5. C'è un danno ed è pesante, ovviamente, per Krikkonen, per River Marathon. Krikkonen di nuovo alla source. Sta provando in ogni modo a difendersi, ancora a far fruttare bene questa gomma. Perfetto, però Super Simo nella percorrenza della source difende questa quinta posizione. Non ha danni all'ala. Aveva tamponato pesantemente Krikkonen, era sembrato lì a stavolo. Allora bravo, ondeggia andando lì davanti Krikkonen che prova a difendersi. Vediamo Gallions su Doctor Who per andare a recuperare nei confronti di Ferra. Ce la fa Gallions. Sì, ce la fa, vediamo Krikkonen. L'esterno anche lui di Le Combe. All'onboard di River Marathon, la lotta tra Krikkonen e Super Simo. Krikkonen che addirittura va fuori pista e riesce alla fine anche River Marathon ad infilarsi. Vediamo che c'è anche Robby, che è l'unico sano essenzialmente, sia a livello di fondo che di ala. Sale in settima posizione ed anche di gomma, di freschezza. Quindi possibilmente Robby potrebbe addirittura puntare a prendere la quinta posizione. Ma ciò implicherebbe sottrarre punti importanti al suo capo team River Marathon per la lotta nel campionato piloti, una lotta che si preannuncia a dare un più 25, anzi più 26 a Ferra, se non moderato perché aveva già il giro veloce. Sì, un più 26 nei confronti di Leutz e 16 e qualcosina nei confronti di River Marathon. Adesso vedremo se Gallians riuscirà a chiudere questo gap con Kiko Driver, anche se effettivamente con la penalità è già davanti. Quindi primo e secondo per Ferra e Gallians in questo momento. Sarebbe una pausa settimanale che darebbe energia a Ferra per andare in sicurezza, laurearsi. Sì, qui secondo la tentando l'abbiamo visto lì dietro la parte di Gallians in uscita dalla bus stop. Insomma, laurearsi qui nell'università dei piloti vincendo qui a Spa, ma anche andare con una cinquantina di punti in pausa nei confronti di River Marathon. E poi le ultime tappe, 7 gare da qui ad Abu Dhabi, Olanda, Italia, e poi la tournée asiatica, quella americana. Restiamo ancora per un po' in Europa, lo splendido tratto dell'Urus Ravillon con Ferra che mette nel mirino Kiko Driver. È un sorpasso crudelmente portato a termine da parte di Ferra, e con il DRS sale in prima posizione. Era già davanti, visti i 3 secondi di penalità per Kiko Driver. Arrivano 3 secondi anche per Krikkonen, che è scivolato in ottava posizione. Ennesima gara no, ma proprio sul finale per il pilota della Mercedes, scuderia della stella a 3 punte, che perderebbe qualcosa nel costruttore, ma davvero pochi punti. Il margine è molto ampio nei confronti della Red Bull, che già in questo momento sarebbe in terza e quarta posizione. Si sono calmate anche le acque tra la quinta, sesta e settima posizione, con Super Simo che ha un margine di sicurezza nei confronti di River Marathon, e come detto a questo danno Robby è settimo. Sì, la gomma più fresca, sì, la vettura è sana, almeno da quello che riusciamo a vedere, da quel che sappiamo, ma ha anche una penalità. Gallians a questo punto non credo sia in un giro, l'ultimo giro che manca, decida di sopravanzare Kiko Driver, andare a riprendere 2 secondi su Ferra. È già davanti. Super quindi... mannaggia, in uscita era prima di stare. Tratto tra virgolette particolare, capita quell'errore, addirittura è andato contro le barriere. Adesso pure il fondo per arrivare fino alla bandiera. Percepisco dell'impegno, però ogni 21 giri perfetti lì a Stavolo, e poi tutti insieme hanno seguito Leutz. Peccato. Sta arrivando Gallians nei confronti di Kiko Driver, quindi ancora un po' di lotta almeno in pista, ma come detto è già davanti Gallians per i 3 secondi di penalità. Poi risultati di gara che subiranno poche varianti, se non tramite a seguito di dispute, perché non ci sono giri richiesti in qualifica ed in gara per questo GP. Va anche Gallians senza troppa difficoltà nei confronti di Kiko Driver. DRS spalancato seconda posizione. Bel ritmo per Gallians, è stato bravo nel primo stint con la media. Tante variabili, tra cui anche un suo testa coda, l'hanno arretrato nel gruppo. Ma prende una posizione sì sul podio, che fin dal primo stint insomma era ambita da lui. Una seconda, certo, con il ritiro di Leutz. Altrimenti sarebbe stato interessante, ecco, vederlo magari partire più avanti e stare fin da subito con Ferra e Leutz con il DRS, riuscire a trainarsi. Attenzione a queste bandiere gialle. Una spazio.
un po' di filo talle come Bernaspas, che comunque otterrebbe i punti della decima posizione. Per la verità, chi anche questa sera sarebbero andati tutti a punti. Se stanno aspettando. Visto che il sistema di punteggio fit per quest'anno è stato ampliato ai primi 12 classificati, c'è un po' di bisticcio in classifica. Noi ci concentriamo su Ferra, poiché sta portando a casa, come già detto in precedenza, una vittoria importantissima per la corsa al suo campionato. Due gare che avevano ridato vitalità all'Eus River Marathon, ma con queste difficoltà al fondo per River Marathon, che chiuderà in quinta posizione di ritiro, lo zero per l'Eus, ne approfitta Fabio Ferracini, che va a vincere il Gran Premio del Belgio nell'università della Formula 1, allunga un più 26 importantissimo per la corsa al titolo piloti della stagione 2021-2022 con la Prime League. Insieme a lui sul podio saliranno Gallians 34, splendida risalita ed il ritmo nelle varie strategie che ha effettuato il pilota Ferrari. Terzo posto per Kiko Driver, che lo ritroviamo finalmente sul podio dopo un periodo di magra, un po' di digiuno per lui. Quarta posizione anche per Dr. Wu, che prosegue nella sua striscia positiva. In generale il team Red Bull. Quinto posto per un River Marathon che contiene danni, ma davvero azzoppata arriva la sua Alpine. Sesta per il suo compagno di scuderia Robby. Settima per Krieg, che davvero nel finale, negli ultimi giri, ha visto svanire la possibilità di lottare per il podio. Ottavo Super Simo, un po' di difficoltà anche per lui nel finale. Non Aspas, poi chi come Dio. E Ferra, come detto, quindi va a vincere il Gran Premio del Belgio. Lore, parlavamo anche a microfoni spenti, l'hai seguita meno la Prime quest'anno, insomma gli impegni in pro sono importanti, ma anche a livello organizzativo, gestione, staff, eccetera. Soddisfatto di questo GP visto? Sì, assolutamente. Peccato, sarebbe stato bello vedere senza la safety car Gallians, che era su strategia inversa, che gara avrebbe fatto. Peccatissimo per il ritiro di Leutz, perché si stavano facendo una gara tutta basata sulla strategia, sull'aspettarsi, sul sorpassi e contro sorpassi con Ferra. Quindi sarebbe stato anche bello vedere chi l'avrebbe spuntata, però tutto sommato i ragazzi ci hanno fatto divertire anche stasera. Molto bene, grazie mille ragazzi. I primi tre classificati che avremo tra pochissimo con noi nel post gara per qualche scambio di battuta, una rapida intervista. A voi intanto dalla chat, oltre a farci pervenire le domande che volete somministrare ai primi tre classificati, potete anche votare il vostro driver of the day. È proprio qui disponibile in chat, potete votare con i fit points senza nessun problema e farci sapere, insomma, chi secondo voi si merita questo voto extra, questo titolo. Ovviamente, come vedete, è in chat, anche da smartphone, è facilissimo votare. Classifica finale con Ferra, Gallians, Kiko Driver, Dr. Wu, River Marathon, Robby, Krieger nel Super Simo, Kiko Medio, Naspaz a chiudere i 10 piloti al traguardo, poi Leutz ed Alex Pilotino. Ernesto si congeda? Le sto aggiungendo i primi tre. Lei è troppo buono. Parte e poi mi concedo. Nulla merito. Mi concedo. Un okay, Super Gallians finalmente podio. Pier Donato Melissano, buonasera. Pier Lacrime invece per Super Simo, come detto, quel finale ancora una volta un po' di difficoltà con il posteriore per Simo, insomma, da Imola dopo quella squalifica è stata crudele, poi anche in Ungheria era lì nel guidato. E sempre avviene quando però in lotta per la top 5, insomma, positività c'è nel ritmo anche in qualifica, l'abbiamo visto in una buona posizione in lotta lì per le prime tre, poi sì, scattato dalla sesta, ma comunque in una buona posizione per tutta la gara. Lì con il gruppetto ogni tanto qualche errore che ci sta, insomma, la Prime è fatta per questo, insomma, per prendere piloti tra virgolette acerbi, farli maturare da soli, soprattutto capire per primi loro i propri errori, lavorare anche sulla sportività, perché Super Simo, tra l'altro, oggi ne abbiamo visti un po' di rientri a caso lì alle comb da parte dei vari piloti. Sì, ma ad esempio, invece, nonostante quella squalificata, Imola nei suoi vari testa coda l'abbiamo sempre visto aspettare nel rientro in pista. Quindi anche questo discorso della sportività fa morale, almeno non sa più che fare Super Simo, incrociamo le dita, dai. Olanda credo sia più stabile la vettura, anche se non ne ho la benché minima idea, non lo so quel che sarà, dai. Sicuramente meglio poco, di beh, dai, questa cosa meno alti del Belgio, forse nel T2 dopo il curvone a destra rapidissimo e la destra successiva, credo lì ci saranno un po' di difficoltà, ma il resto non c'è nemmeno da attaccare così in maniera così aggressiva i cordoni. In uscita pure da curva 5 il tornantone con il banking a sinistra lì si sconda la... no Simo, occhio, non fidarti di me. Comunque ci sono i primi tre classificati, non ho fatto caso, in parti qualcuno è entrato, non so se sono entrati tutti, adesso controllo, te lo dico, però mi sembra
No, c'è solo Kiko Driver per ora. Ma nel dubbio, intanto buonasera anche al buon Chicco. Arrivano i complimenti anche da parte di Stefano Canino per il duo della Red Bull. Bel Cippi, come già detto, e ben analizzato da parte di Lorenzo. Ci raggiunge in questo momento anche Gallians. Quindi, tra pochissimo, ragazzi, rifiatate e mettetevi comodi. E tra pochissimo iniziamo quindi con le interviste. Aspettiamo solo Fabio Ferracini che sta ancora festeggiando con lo champagne sul podio. Del Belgio, come già detto, punti importanti in ottica campionato piloti dopo di questa, ma che erano 8, 7 gare, sì, 8, pardon. Aspettiamo Se Ferra per senti qualcuno, educazione, vai avanti, però. non ti lascio. Attimi di pausa, attimi di attesa, non so se nel pan nella lista in effetti. E va bene, allora aspettiamo ancora che ci venga a trovare il vincitore del GP Ferra 87, ancora aperto come già detto in precedenza il sondaggio per votare il vostro Driver of the Day qui in chat. Campionato Jim Clark sta partecipando a un ride con un gruppo di due utenti, grazie mille, vanno bene anche i gruppi, ben vengano, buonasera, grazie per il ride. Campionato Jim Clark, buonasera a tutti quanti. GP con la Premier League che da noi si è appena concluso, quindi si arriva un po' alla fine, però nel dubbio buonasera e se andate buonanotte, nessun problema. Stiamo aspettando i primi tre classificati, in particolar modo Fabio Ferracini, Ferra 87, vincitore e leader della classifica, per andare con le interviste. Non lo vedo arrivare, Intanto eccolo, facciamo come... Eccolo, appena... Sì, l'hanno preso per la tuta, vieni qua. C'hai da fare le interviste sono ai impegni microfoni, obbligato. istituzionali che bisogna Esatto, attendere. obbligato. Fabio, buonasera, ci senti? Eccomi qua, ciao Raffaele, buonasera a tutti. Ciao ciao. Complimenti per la Ciao Fabio. vittoria, a te per qualifica e gara, una gara fondamentale per il campionato, per il proseguo della stagione, dopo due che erano state un po', diciamo, da sorriso mezzo storto. Sì, diciamo che ci voleva perché le ultime gare non erano andate molto bene. Mi sentivo positivo qua fin dall'inizio. Ho sbagliato, qualifica è andata bene, ho sbagliato l'ultimo tentativo, potevo scendere di qualche cosa ancora, ma bene o male erano quelli i tempi. Partenza per guardare dietro Leo perché sapevo che Leo comunque aveva una partenza migliore della mia, sono arrivato lunghissimo. Fortuna vuole che non ho rotto il fondo nel rientro sul cordolo lì esterno e poi niente, poi mi sono messo lì tranquillo con Leo. Sapevo che lui era un po' più tirato di me per starmi davanti, quindi ho cercato di star tranquillo, sapevo che potevo prendermela un attimo con calma, poi purtroppo la girata lì alla Stavelot per poco lo stavo prendendo pure lì. E niente, sono contento perché è andata diciamo bene, visto che Leo è uscito e visto che River ha avuto dei problemi, adesso non ho capito bene cosa sia successo. E questi penso che siano, adesso non voglio fare conti, non voglio fare niente, ma penso che siano punti importanti presi. Molto bene, grazie mille. Sì, come detto, per River, prima ho contato con Super Simo dove ha riportato i danni al fondo, quindi un po' tutta la gara in difficoltà anche per l'altro inseguitore in classifica piloti. Veniamo quindi al secondo posto con Gallians, secondo anche podio stagionale per lui dopo l'ingresso da pilota prima wildcard in Francia, poi ormai è divenuto pilota ufficiale in Ferrari. Insomma, miglior modo per suggellare la firma proprio qui in Belgio, tra l'altro. Gallians, com'è andata qualifica e gara per Allora, rettifico, il mio podio è arrivato a Silverstone perché in Francia ho bucato te? Ah, al giusto, penultimo giro. pardon, giusto. Vabbè, rettifico per giusto dovere Crudele, di però. cronaca. Mannaggia. No, alla fine, secondo posto dolce amaro perché la qualifica l'ho totalmente sacrificata per partire con le gomme gialle. Sapevo che sarebbe stata dura,
battere gli altri miei rivali in qualifica, erano tutti quanti molto veloci, quindi mi sono detto, magari parto un pochino più indietro, ma differenzio la strategia. Con le gialle è andata abbastanza male, devo dire la verità. Sono stato fortunato che ho trovato davanti a me Dr. Wu che mi ha tirato col DRS, ma non mi trovavo per niente. E vabbè, comunque sono riuscito a rimanere lì. Peccato per la prima safety car, perché come al solito per me le safety car arrivano sempre nel momento sbagliato. Fosse arrivata il giro dopo, sarei stato primo e probabilmente avrei vinto la gara, ma vabbè. Vediamo, cioè, non si può sapere, quindi ormai è andata. Per il resto, a un certo punto ho cercato di passare Cree, che secondo me ha un po' esagerato nella difesa, in quanto sono stato costretto ad finire sul cordolo alla fine del rettilineo del Kemmel, e lì o finivo sul cordolo girandola oppure gli andavo addosso. Quindi non lo so, devo rivedere le immagini, è stata l'unica nota di questa gara. Per il resto sorpassi abbastanza facili tutti quanti col DRS. Ho provato a vincerla, ma è stato bravo Ferrari a liberarsi subito dei due piloti davanti con le gomme medie. Non c'è stato niente da fare, contentissimo per lui per questi punti importanti. Un po' meno contento per me, perché appunto si poteva anche provare a vincere, ma se prima della gara mi avessero detto che sarei arrivato secondo, avrei firmato, quindi alla fine va bene così. Molto bene, grazie mille. Uno di questi due fantomatici piloti con la gomma media è Kiko Driver, che ritroviamo sul podio dopo delle gare Imola, Ungheria, che era sempre stato lì vicino, e anche in precedenza Gran Bretagna, se non vado errato, sesto posto, però Red Bull Ring podio, insomma, quarto podio stagionale per Kiko, che ci avete provato nel finale? Magari qualche insight che vuoi rivelarci, a sperare che succedesse qualcosa, magari tutti con la soft si menano dietro voi due scappate, oppure diciamo passeggeri di ciò che sarebbe successo. Lascio a te per qualifiche e gara. Allora, qualifica, diciamo che il secondo posto è stato piuttosto inaspettato, perché non ho mai tirato fuori quel tempo neanche se mettevo un guardo sotto la macchina. Però l'abbiamo preso in partenza, vabbè, io non so partire ormai, è un classico di tutte le gare, perdo un po' di posizioni. Per quanto riguarda la gara e l'ultima parte, abbiamo provato a rischiare. Abbiamo rischiato perché comunque se fossimo entrati in box saremmo stati comunque dietro e gli altri avevano più passo, non avremmo avuto nessuna possibilità. Abbiamo detto stiamo fuori, ce la giochiamo un po' così, saranno 3-4 giri da fare. Peccato per quei maledetti, maledetti, maledetti 3 secondi che comunque un po' hanno inciso sulla difesa, anche se comunque contro Ferra la gomma rossa e avrei potuto difendermi un po' di più su Gallians, ma contro Ferra non c'era proprio storia. Gialla con la rossa è andata così. Almeno dai, si ritorna sul podio dopo due gare in cui ho preso una medaglia di legno e faccio la collezione ormai. Anche buone in ottica costruttori, perché insomma, sì, per carità, vittoria Molto. di Fabio, qualche punticino preso anche da parte di Crema, però tenete il passo della Mercedes rispetto ad altre occasioni dove un po' di difficoltà ci sono state. Sì, infatti mi pesano un sacco nella nostra classifica, soprattutto i miei due zeri di fila in Spagna e a Baku, che lì è proprio una quindicina di punti in più potevamo averli, però finché riusciamo ad arrivare davanti almeno a una delle due Mercedes, a rosicchiare qualche punticino da qui in fondo, magari si può pensare in grande a livello costruttori. Molto Anche se bene. Ferro è inarrestabile. Molto bene, grazie mille. Gallians invece per te è un po' lontano, perché come detto, è arrivato dalla Francia, era già volato via un quarto di campionato, insomma, handicap pesante. Però la zona finals è eventualmente per le prime 5 posizioni: Ferra, River, Leus, Dr. Wu, Kiko Driver. Sei a una sessantina di punti da questi piloti, punti a chiudere in queste prime 5 posizioni. Per il futuro, insomma, sono rimaste 8 gare. Ma mentirei se dicessi no, diciamo che adesso
punto di vista della classifica mi spiace che Kiko sia arrivato proprio sul podio, ma ovviamente non posso scegliere io i piloti, poi ovviamente grandissima prestazione e podio meritatissimo, non dico niente, però ovviamente per la mia classifica fosse arrivato davanti qualcun altro sarebbe andata meglio, ma sì, l'obiettivo è di arrivare nei primi 5 e di vincere almeno una gara, e farò di tutto per far sì che queste due cose si avverino. Molto bene, grazie mille. Invece torniamo da Fabio. Ovviamente aspettiamo il post-gara, ma difficilmente dovrebbe mutare troppo la classifica, a meno di reclami, dispute, eccetera, eccetera. Ma sei tutti bravi, puliti. Si torna più o meno un 56-57 punti su un River Marathon, e forse qualcosina di meno, una cinquantina di punti. Insomma, una gara sicura di vantaggio è disponibile. Prossimo 8 gare, come l'affronti? Questa pausa settimanale, magari come l'affronti? Arriva nel momento giusto la pausa per riposare un po', oppure sei nel mood che vuoi farle tutte subito le gare? Come si andrà avanti? Ma sicuramente la pausa è arrivata nel momento giusto, prima di una vittoria che non arrivava da un po' di tempo, quindi sicuramente è il momento giusto. E sicuramente ho imparato dalle ultime gare che ho fatto che non devo mai abbassare la guardia. Sono stato io fesso, diciamo, ad abbassare la guardia, e si sono visti i risultati e si sono visti la classifica che si stringeva. Fortunatamente, diciamo, per me stasera è andata fin troppo bene, possiamo dire, visto che i miei due rivali sono usciti, cioè è uscito Leo e River ha avuto problemi, quindi diciamo che nelle mie serate storte sono riuscito a stare nella top 5 o se no sempre secondo. Purtroppo gli altri hanno avuto, cioè quando va male a loro hanno fatto zero, quindi forse è stata quella, anche perché credo che io e Leo abbiamo le stesse vittorie in campionato, penso adesso. Ora credo. Tu con questa andresti a 5, Leo e 4. Lui è a 4, sì. Quindi come vedi bene o male ce la giochiamo, cioè sono lì le vittorie, quindi come passo è quello. Forse lui ha peccato negli errori che ha fatto negli zero, io negli errori sono riuscito un attimo a contenere e portare via almeno un podio, una top 5. Quindi adesso sicuramente pausa, poi le altre gare vediamo. E non lo so, non so neanche quali gare ci sono. Adesso voglio prendermi un attimo, qualche giorno di. So che la prossima è Zandvoort, che anche quella non mi dispiace. Però adesso qualche giorno voglio un attimo staccare. Sta settimana mi sono messo un pochino di più ad allenarmi. Cioè mi sono ritagliato qualche oretta di più e si è visto, diciamo. Le altre settimane proprio era veramente poco l'allenamento. Molto bene, grazie mille. Mi sono perso il sondaggio per il Driver of the Day perché è finito il tempo dalla chat. Sto provando a recuperare da PC, sto riaccendendo tutto al volo, ma dove ce l'abbiamo? Lore, te hai modo di recuperarlo al volo? No, eccolo qui, vediamo i risultati per il vostro Driver of the Day votato dai ragazzi dalla chat. Con l'83% delle preferenze va a Gallians 34, pilota in vesti Ferrari, che ha chiuso in seconda posizione, quindi complimenti anche per questo voto extra che è arrivato da parte della chat, Alessandro, complimenti. Dai, vabbè, grazie. Purtroppo il giro veloce mi è sfuggito all'ultimo giro per un decimo contro Ferra, che l'ha fatto lui alla fine per un decimo, peccato, ma almeno una cosa bella è successa. Sapevo che ci tentavi, ho tirato tutto. Sì, anche io ho tirato tutto, infatti ero vuoto di ERS, sapevo che ci provavi. Stessa cosa, comunque no, ringrazio Melissano per l'aiuto, ringrazio Pilottino per la compagnia in gara e in qualifica, in compagnia di squadra, e vabbè, speriamo che si possa vincere anche in pista e non soltanto in via dei voti. Molto bene, grazie mille. Lore, vuoi toglierti qualche dubbio con i primi tre, se no li liberiamo? Beh no, diciamo che con le interviste mi hanno già risposto alle poche domande che avevo per loro. Molto bene, grazie mille. Allora, grazie e buonanotte Fabio. Ciao, buonanotte Raffaele, buonanotte a tutti. Ciao. Grazie e buonanotte Alessandro. Buonanotte a tutti, ci vediamo in Olanda. Grazie e buonanotte Enrico. Buonanotte a tutti e grazie. Grazie e buonanotte Lorenzo per il supporto al commento in generale, anche per questa settimana, organizzazione, staff, eccetera, eccetera.
Grazie a te per questa bella telecronaca e soprattutto ai ragazzi che ci hanno fatto divertire e anche a chi ci ha seguito questa sera in live. Sì, grazie alla chat, splendida attiva, i ragazzi che ci hanno fatto il raid, gli ingegneri che ci hanno dato informazioni preziosissime per leggere nel migliore dei modi la gara e in conclusione anche la direzione gara, questa sera rappresentata, come detto, con Mister X e Ernesto Coppola, ma tutti i ragazzi nel corso della settimana, sebbene sia stata più calma, con meno giri richiesti, al solito il lavoro organizzativo, la gestione, il sito e Meno tutto giri, ma quanto, più dispute. Anche sì, in effetti sì, non è ci si è un po' riposati, ecco, nel corso della settimana, adesso sabato e domenica, weekend completamente buttato, Ci viste sarà la da quindicina di lavorare. dispute presenti sul sito, e in bocca al lupo a Mark, Ernest e gli altri. Non li invidierò. Da parte mia, Raffaele Delli per voi, Rosci è tutto. Grazie, come già detto alla chat, per averci seguito. Noi andiamo in pausa con i campionati. Settimana prossima non correrà la Prime, Sport, Master e Pro League, dette così in ordine a caso. Torneranno tra 2 settimane, ma la prossima settimana c'è già in programma qualche evento per i nuovi iscritti al sito, cioè si è affacciato qualche nuovo pilota, quindi anche qualche possibile innesto, magari qui per la Prime, o vedremo altrove in altri campionati. Nel dubbio, voi comunque restate aggiornati sul nostro sito www.formatalentin.com. Vi potete registrare in maniera assolutamente gratuita e, come già detto, avete tutta la sezione statistiche e lifetime per seguire nel migliore dei modi i nostri campionati. E ovviamente siamo anche attivi sui social, Instagram, Facebook, Twitter, il canale Telegram, insomma, in un modo o nell'altro siamo un po' ovunque, quindi ci Siamo trovate. Oh, dappertutto, sì. sì, siamo lì. Vi aspettiamo, dai, grazie a tutti, buonanotte e a non a presto solo se fitte non è live. Ciao! Ciao!